cantare per la salute, e io ne sono un testimone, nel preciso. Mi canto una canzone nuova, nuovissima, inizierà lei a... Tu sei pronto? Vai! Di un popolo, di un pubblico, perché vorrei rendere
sperimentate con le cose di bello, di speciale, e spesso è diventata una cosa del genere. Ricordo per esempio quel viaggio che feci da Cellino Sant'Arco, passando da Lecce per prendere il treno, fino a Milano. Era il 5 di maggio del 1961. Un viaggio incredibile, non dimenticherò mai le lacrime di mia madre, la serenità di mio padre e soprattutto l'idea che stavo lasciando qualche cosa di certo per l'incerto, rappresentato a Milano, ma sentivo dentro che lì avrei trovato le mie certezze. Però cominciò a fare i conti con un elemento che non avevo mai provato prima, la nostalgia. Ricordo che i primi giorni era una cosa stupenda, questo contatto con la grande città di Milano, questo mondo assolutamente nuovo. E io ragazzino avevo fame di tutte queste cose qua. Però la sera cominciavo un tappo e cominciavo a capire che cos'è la nostalgia, che con gli anni diventava sempre più cara. Io sono ciò che canto e canto ciò che sono, e questa sera vi dedico questo sentimento in musica, nostalgia canale.